dobbiamo diminuire tutto, quindi anche i nostri consumi. E non lo so, proviamo a pensare anche solo ognuno di noi cosa siamo disposti a rinunciare all'interno del nostro stile di vita per questa transizione. Fosse anche solo una cosa. Perché a me piace un sacco la tua idea. Lavoro di meno, io sono in libera professione per lavorare di meno, no, perché poi ci muoio nel lavoro. E quindi lavoro meno, ho più tempo libero per me, sto meglio, sono più rilassato, mi godo di più la vita. Però in realtà ho fatto una scelta per la quale davvero lavoro di meno e cos'è che mi fa star bene. Quindi se mi concentro tanto sulle cose che mi fanno star bene e nasce in me un desiderio di benessere che però è relativo magari a stare in mezzo alla natura, inizio a fare scelte diverse, però ho bisogno di un datore di lavoro che mi permette di lavorare meno. Rispetto a quanto hai appena detto tu, Virginia, io penso che alle cose che sono emerse, al di là della dimensione più tecnica e politica della transizione ecologica, mi sembra che ci sia anche una spinta generalizzata, sociale, verso un'idea veramente di riecologia della vita, proprio di idea di tenuta insieme delle varie dimensioni che compongono l'esistenza, che è anche un po' un modo di sottrarsi a questa partizione tra la natura e la società. E anche in quello che dicevi tu, io lavoro meno perché non voglio morire di lavoro, ma voglio poter fare altre cose, avere una gestione del mio tempo diverso, sono disposto a guadagnare di meno, ma ad avere un maggiore controllo sul mio tempo. E anche un po' simile a quello che dicevamo prima, che dicevate prima, no? Di questa quantità di persone che rinuncia al lavoro, che dà una svolta alla propria vita rinunciando magari a un lavoro stabile, perché sente proprio questa esigenza di ricucire degli aspetti dell'esistenza che sono artificialmente proprio tenuti separati. Cioè, anche quest'idea di modernità come luogo della separazione dell'esistenza, che è quello di cui parlava il primo Latour, nella nostra società oggi, no? E forse in questo senso sicuramente la catastrofe imminente, la crisi ecologica, ci fa sentire molto più urgente questo bisogno di stare insieme. L'altra cosa, io penso che molte persone siano più protese verso un'esistenza che tenga di più proprio, no? Che sia più sostenibile per la propria stabilità sociale, mentale, umana, eccetera, sia dovuta agli effetti della pandemia effettivamente, cioè che questa roba di trovarsi improvvisamente individualizzati forzatamente, no? Abbia avuto un impatto sui bisogni delle persone, anche sulla realizzazione dei propri bisogni da parte delle persone, che forse prima erano un po' tenute, diciamo, un po' lì, cioè in sottofondo. I bisogni non è che non ci fossero, però erano più contenuti, non so, erano più tenuti a bada dalle possibilità appunto di movimento, eccetera. Si va anche verso dei tempi nuovi e diversi del lavoro, cioè l'idea del lavoro tutta la vita o comunque quei 30-40 anni e poi vado in pensione e allora mi godrò poi il tempo libero, queste cose qua, credo che sia un po' crollato, un po' perché crolla, cioè tanto non si vive per sempre e l'abbiamo capito purtroppo, tanti arrivati in pensione poi non ci sono più. E anche la pensione, poi anche la pensione non c'è più. E allora, visto che queste sono le prospettive, viviamo la pensione, un pezzettino del nostro giorno in pensione, e forse potrebbe essere un modello diverso, no? Ogni un'ora al giorno stiamo in pensione, anche a 25 anni. Ma il modello, no, ma voglio dire, anche a 25 anni puoi pensare una cosa del genere, no? No, il problema è la riduzione del tempo di lavoro, cioè, esatto.